Fatto un po' di neve stanotte. Buongiorno, buongiorno, Eccoci qua, tra Kiruna e Abisko. Ci sono un po' di nuvole oggi. Cielo rosa sullo sfondo, giallo arancione. Wow, bellissimo. Ieri sera ho fatto la pizza, spero che il video vi sia piaciuto. Gli impasti, i due panielli che ci sono ora a lievitare sono molto meglio rispetto a quelli di ieri, ovviamente. Però ieri volevo assolutamente farla. Oggi devo fare la spesa, così sarete contenti. Devo comprare un bel po' di cose perché ho il frigo praticamente vuoto. Da mangiare ne ho, però roba fresca l'ho praticamente finita tutta. E poi comprare la legna. Si sente dalla barba che è frizzante l'aria, perché sento già che si... Guarda, guarda, si sta già ghiacciando. Minchia, assurdo comunque. Pensa a meno 40. Dai, magari lo farà a meno 40. Noi crediamoci. Ora c'è meno 15, non mi ricordo se l'abbia detto meno. Ieri sera la temperatura poi si è alzata fino a meno 10 quando sono entrato in camper. E boh. Ieri prima aurora come si deve, niente male. Non ha danzato tantissimo, però a un certo punto c'era un bell'arco. Facevo un bell'arco tutto sopra il van e non era affatto male. Cosa fai, Sherry? Eh? Andiamo a far colazione? Dai, su! Dai! Dai! Dai, prendila in corsa! Bravo! Allora, sono nel parcheggio, sto andando nel parcheggio dove stavo provando ad andare l'altro giorno. Tra l'altro qualcuno ha provato a scendere di nuovo, ma niente. Ah no, queste sono le tracce, sono le mie tracce, sì. E niente, mi sa che d'inverno non lo puliscono. Io ero venuto qua ad aprile 2021, c'era molta più neve, però il parcheggio era pulito. Diciamo che con le catene potrei provarci, ma non lo so. Tra l'altro sono venuto qua perché volevo andare a piedi al lago, completamente ghiacciato, anche se secondo me non è completamente ghiacciato come più in là verso Kiruna. Questo lago è lungo circa 70 km, è un lago gigantesco, non è larghissimo, sì, vedo l'altra sponda, ma è veramente veramente lungo. E dall'altra parte, tra l'altro, c'è la Norvegia. L'altro anno ho fatto un bel trekking quando ancora la Norvegia era chiusa ed ero andato in Norvegia a piedi. Fu veramente figo, a parte le zanzare di merda. Sì, tra l'altro c'era un rifugio, c'era un bivacco fighissimo. Sarebbe figo andarci ora, solo che bisogna andarci con le ciaspole o con sci tipo da fondo, no, fondo, sì. Fondo, ski alp leggeri, però è lunga, sono una decina di chilometri andare, 10 a tornare, no, 8. Quindi niente, mi sa che qua è irraggiungibile, anche se ripeto, secondo me con le catene si può fare, ma insomma non ho voglia di cercarmi grane. E però niente, vado al lago a vedere com'è la situazione, forse non è completamente ghiacciato. Ieri ho fatto un volo col drone e dall'alto si vedevano dei colori, cioè dei colori, sembrava la foto sembrava in bianco e nero del lago ghiacciato, ma sembrava un quadro, una roba incredibile. Infatti ho detto cavolo, voglio andare a vedere il lago da vicino e non solo col drone. Però niente, da qua mi sa che da qua mi sa che non è ghiacciato. Però andiamo a vedere. Cavalletto con me così faccio due riprese. Raga, la situazione è diversa, non è che non è cioè un po' non è ghiacciato. Non è ghiacciato per niente. Ma zero, il che da un lato è anche positivo perché potrei fare delle foto veramente interessanti con l'aurora qua, spettacolare.
specchiata. Non so se sia normale non avere il lago ghiacciato. Secondo me non tanto, ma magari dipende dalle correnti, non lo so, insomma, non sono esperto della zona. Però non mi sembra normale. Allora, a dire la verità, il lago si sta ghiacciando, c'è uno strato leggero sul sopra, però mi aspettavo di trovare, 30 cm di ghiaccio almeno. E invece no, però è comunque molto molto bello qua. Sliding on ice. Allora, tra l'altro qua ci sono queste casettine che... Adesso vi spiego come funziona. Praticamente hanno una slitta sotto, hanno qualcosa che li fa scivolare sul ghiaccio, le attaccano davanti. Beh, alcune forse sono fisse, però ne hanno diverse che sono piccole piccole. Le attaccano con la motoslitta. Loro cosa fanno? Le usano come campo base per pescare. E voi direte, ma in che senso? Praticamente le attaccano alla motoslitta, vanno in mezzo al lago. Dentro non so se abbiano una mini stufa, ma presumo di sì. Fanno il buco, hanno un buco in mezzo alla, a questa specie di roulotte, anche se non è una roulotte. E così aprono, fanno il buco nel ghiaccio e pescano al caldo, tra virgolette. Quando fa meno 20 stanno lì magari tutto il giorno e via. Sono strani questi svedesi, però d'altronde bisogna essere attrezzati per l'outdoor qua. Guardate quante sono. Sono un botto. Saranno 50. Ecco raga, vedete che hanno due tipo sci, no? E quindi sono delle vere e proprie piccole baite. Da qui si entra, hanno degli ingressi piccolini lì di lato. Se uno provasse a guardare sotto sicuramente si vedrebbe il buco. E probabilmente hanno un lettino, un tavolino. Sono piccoline, eh? Non pensiate che siano chissà che. Però, e forse... Com'è che le attaccano? Ah sì, vedete che c'è l'attacco qua e l'attaccano, vedete lì, ci sono i ganci, guardate quanti sono. Loro vengono qui con la motoslitta, la lasciano in quel parcheggio la macchina con la motoslitta, tirano giù la motoslitta, vengono qua e si fanno il loro giretto. Quindi trovo che sia veramente strano che il lago non sia completamente ghiacciato a fine dicembre. Correnti, non ha fatto abbastanza freddo, non lo so, in questo momento c'è un meno 15. E dubito che oggi salga di più. Quindi non lo so. Però come potete vedere sono veramente, veramente tante. E la cosa che fa più ridere è che qui i pannelli... Allora, questa è l'antenna. L'antenna poi la alzano. Quindi non va a coprire il pannello. Però i pannelli li montano non in orizzontale ma in verticale. Perché qui il sole è molto basso quando loro utilizzano questi affari qua. Magari li usano a febbraio dove il sole è veramente, veramente basso. E per avere il massimo della resa, poca resa. Però magari hanno una mini batteria dove ci collegano una cassa per ascoltare la musica o il telefono, e loro li usano così, i pannelli solari, capito? Sento che si sta già ghiacciando. Comunque è veramente magico qua. Adesso saranno le luna penso. Gli ultimi minuti di luce, ancora una mezz'oretta penso, e poi arriverà il buio. E allora l'idea di oggi è di adesso andare a vedere il lago ghiacciato. Devo tornare più a sud-est, verso Kiruna. Non so per quale motivo lì il lago è più ghiacciato. Dopodiché andare in un parcheggio, cercare un parcheggio, fare pranzo, e dopo pranzo lavorare un po' al computer, andare a Kiruna
potrei quasi approfittarne per fare il bucato, la spesa e il carico dell'acqua. E poi ho in mente un posto a Nikka Luokta, che è un po' più a sud di Kiruna, tipo mezz'ora neanche, dove c'è un piccolo bivacco a bordo strada, quindi super zero sbatti, dove potrei accendere un fuoco dentro, stare al calduccio, cucinare la pizza fuori e dopo la pizza magari vedere l'aurora. Anche se in realtà oggi è un po' più coperto rispetto a ieri, quindi non so bene come sarà il meteo. Sto morendo di caldo. Ecco, ho trovato un modo per scaldarmi, camminare. E voi direte, minchia, ho scoperto l'acqua calda. Comunque, situazione molto invernale, anche se neve ce n'è pochissima. È vero che l'altro giorno avete visto un video dove a 50 km qua faceva un mucchio di neve, però qui la situazione è invernale solo come temperature. Anche se in realtà ho visto il meteo e danno altri innalzamenti delle temperature. E quindi boh, vabbè, noi staremo a vedere. Vi dico anche quanto c'è ora. Ci rilasciate in camper così sto al calduccio, voi fate i bravi. Povero cane maltrattato. In questo momento c'è meno 11.6, meno 11.5. Lo scarico è leggermente congelato, però già mettendo la C davanti sono migliorati notevolmente i risultati e più tardi poi accenderò le resistenze varie. Faccio che accenderle tutte anche se magari non sono ghiacciati. Anzi, fatemi vedere una cosa. Secondo me questo è ghiacciatissimo, quella del carico, però so che funziona. No, non è ghiacciatissimo il tappo, però nel dubbio so che funziona e posso farlo. Che bel sound è quello della neve qua, così. Qui, meno male che non mi sono avventurato, ho parcheggiato prima, perché diventa poi una stradina solo per le motoslitte. Diciamo che con un 4x4, forse sì. Solo che non si capisce se ci siano 5 cm di neve o 20. E solo che finché dura, va bene. Potresti anche andare su un metro di neve se è tutta ghiacciata, per assurdo. In condizioni limite, ma se poi smolla è lì un problema, quindi evitiamo casini. Qui ci sono già le prime tracce delle motoslitte. Mi sono parcheggiato vicino a un, penso fosse un Amarok, con il carrello, è andato a portare i cani in giro. Adesso ecco le motoslitte. Gasati. In motoslitta il freddo si sente, mi ricordo l'altro anno, cioè no, quest'anno a febbraio, lì a Kiruna, bello strong, c'era anche il sole, a parte che non scaldava niente, però. Dove tra l'altro vi ricordate c'era quello lì, quello svedese pazzo che... Guardate che bella questa casetta. Lo svedese pazzo che parcheggiò il suo furgone davanti al Ducatone, perché avevo parcheggiato nella sua proprietà per sbaglio senza saperlo. Matto, i matti ci sono ovunque. Comunque, vediamo se qui è tutto ghiacciato. Teoricamente sì. Volevo fare due foto e soprattutto vedere, anzi sentire, se il ghiaccio fa il rumore che dicono. Perché teoricamente il ghiaccio si muove, si espande e fa dei rumori molto particolari. È una cosa che non ho mai sentito e voglio provare. Ovviamente mi sbagliavo, pure molto semplicemente qui sanno guidare meglio di me, questo senza ombra di dubbio, perché qui qualcuno ci è venuto col Volvone. Ci sono altre due macchine parcheggiate, ma quelle penso che resteranno qui tutto l'anno. Invece questa è di qualcuno che è venuto qui in questi giorni. Allora, siamo sul lago e a vedere le condizioni sembra ok per camminarci, però visto che non è tutto ghiacciato non so quanto fidarmi. No, scherzavo, ci sono andati con la motoslitta, ok? Ecco qua la traccia. Ma prima voglio fare due riprese da qua.
Chissà come mai una parte del lago è ghiacciata e poi si arriva a un certo punto che... No, boh. Allora, devo dire la verità, dove il ghiaccio è completamente nero, mi cago addosso, proprio mi cago addosso. E perché sembra che sia acqua, acqua scura. Molto probabilmente ci sono 30-40 cm di ghiaccio, se ci vengono con la motoslitta è perché tiene. Però mentalmente blocca un po'. Allora, devo ammettere che questa roba mi fa non poca paura. Però lo sto facendo perché sono in Lapponia a meno 15 e mi auguro che sia ghiacciato bene. Madonna, che paura, raga. Che paura. È paurissima, questa cosa fa paurissima. Però è una figata, lo devo ammettere. Allora, esperienza veramente incredibile, tra l'altro per chi ama pattinare su ghiaccio direi che è perfetto, lo spazio di certo non manca, c'è tanta neve, cioè ci sono dei punti dove c'è un po' di neve, quindi magari in quel caso non è il massimo, però se fossi bravo potrebbe essere divertente, comunque boh, assurdo. Poi ogni tanto senti questi rumori, non so se sia riuscito a riprenderne un paio, proprio un rumore molto, senti dei bassi, e devo dire che fa abbastanza paura. Qui non si capisce, però penso che ci siano almeno 30 cm di ghiaccio. Prima ho fatto una diretta su Instagram dove dicevano ma fai attenzione di qua di là, non rischierei. Ma se ci vanno con la motoslitta vuol dire che, insomma, questa è la traccia di una motoslitta. E saranno andati in mezzo al lago
a pescare, penso. E con questi scarponcini si ha un buon grip. Scivolare si scivola, perché comunque siamo su ghiaccio vivo. Però accettabile, dai. Tra l'altro, lì sul ghiaccio vivo, secondo me, con la motoslitta ti ficchi dei traversi, ma dei traversi pazzeschi. Questo è il porticciolo. Che scasso. Bellissimo, 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 bellissimo. È tutto bianco, azzurro, grigio. Ci sono delle sfumature molto, colori super soft. Le ombre quasi non esistono. È molto, molto particolare. Molto, molto bello. Ah, avevo disattivato la messa a fuoco. Abbiate pazienza. Sto imparando a usare tutto il setup. I'm sorry. Allora, qui sono le 14:10. Due motoslitte con cane senza cappottino. Così ti voglio, zio, belli casati. Greta muta, proprio mutissima. E niente. Sono già un po' ghiacciatino. Traversone. E adesso l'idea è quella di fare pranzo. Cambio un attimo posto, perché qui penso che sia un parcheggio un po' privato, dove la gente lascia qui le motoslitte, anche se non c'è nessuno e sicuramente non mi direbbero nulla. Però c'è il parcheggio di là e vado lì tranquillo. Sì, direi che sono già bello ghiacciatino qua. E niente, ci vediamo. Tra l'altro là c'è una luce. Quella è la montagna dove sono andato un anno e mezzo fa al tramonto, luglio 2021. C'era il sole di mezzanotte. Quella è una luce e là dietro c'è un lago. E avevo visto delle casettine, quindi secondo me c'è qualcuno con la motoslitta che sta andando nella sua casettina. Ah, che spettacolo. Stare qua con la motoslitta. Sceria anarchica sopra il coso, eh? Cazzo se ne frega te. Bicchia che traversi. Sentilo!